esordienti al secondo anno di attività, con una gara che spesso si è frazionata e ha prodotto una severa selezione. Anticipa tutti con un finale avvincente Filippo Borrello in maglia Cicli Fiorin, con qualche metro di ritardo Alessandro Noto e Manuel Mosconi. Finale di corsa, categoria esordienti, secondo anno, vittoria ancora in casa Fiorin per Borrello in questo caso. Sì, è stato un finale veramente, veramente forte e soprattutto, come posso dire, duro. Sullo strappo sono riuscito a prendere la ruota del secondo concorrente, mi sono messo a ruota e poi gli ultimi 200 metri ho dato tutto e ce l'ho fatta. Ok, una dedica allora per questa tua vittoria? La dedico soprattutto alla squadra, al mio allenatore Daniele Fiorin, al meccanico Stefano Fiorin e a tutta la famiglia. Alessandro Noto, secondo classificato, oggi un secondo classificato che però, come mi hai detto prima, telecamere spente, ti dà anche grande soddisfazione. Sì, esatto, mi dà grande soddisfazione perché so che è una gara dove partecipano corridori di alto livello e è stata molto combattuta fino dall'inizio, infatti ho cercato di provare l'attacco giusto, siamo arrivati agli ultimi metri in volata e questo secondo posto lo dedico alla mia famiglia e alla mia squadra. Siamo con il terzo classificato per quel che riguarda questa gara qui in quel di Sabbio Chiese, Manuel Mosconi. Allora Manuel, un terzo posto che credo ti dia anche abbastanza soddisfazione. Sì, mi dà molta soddisfazione anche perché sapevo che oggi sarebbe stata molto dura a piazzarsi e questa vittoria la dedico ai genitori, alla squadra e soprattutto ai miei compagni e all'allenatore che mi stimano anche molto moralmente. E la gara è stata molto dura, ci sono stati pochi momenti di riposo finché alla fine c'è stata la volata e sono riuscito ad arrivare terzo. Ottima zampata nel primo anno, grande zampata nel secondo. Percorso bellissimo, molto tecnico, come piacciono a me. Speravo solo la salitella fosse un po' più dura per preparare un po' di più l'italiano, però uno spettacolo, veramente uno spettacolo. I ragazzi hanno corso alla grande e poi hanno fatto valere il loro spunto male finale, quindi non posso che essere soddisfattissimo e vediamo come va le prossime domeniche, insomma. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.